Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 8 luglio, ricordiamo Santi Aquila e Priscilla. Ascoltiamo la loro storia. Aquila e Priscilla erano due coniugi giudeo-cristiani, molto cari all'Apostolo Paolo per la loro fervente e molteplice collaborazione alla causa del Vangelo. Aquila, giudeo originario del Ponto, trasferitosi a Roma, sposò Priscilla. Paolo fu subito attratto dai due coniugi e chiese di essere ospitato nella loro casa a Corinto. I due lo seguirono anche nel viaggio in Siria, fino ad Efeso. Niente si può asserire con certezza sul tempo, luogo e genere di morte di Aquila e Priscilla, dato che le uniche fonti su di esse sono citazioni bibliche. Aquila e Priscilla sono stati una coppia, marito e moglie, una coppia con la virtù dell'ospitalità. Infatti proprio San Paolo è stato loro ospite durante uno dei suoi viaggi e non solo, erano capaci anche della missionarietà, perché poi loro stessi hanno seguito Paolo in un certo momento del suo viaggio. Allora preghiamo proprio per tutte queste giovani coppie affinché anche loro possano essere più accoglienti e più missionarie nella loro vita. Chiediamoci se siamo una coppia, se la nostra casa è aperta alle persone, se possono venire, se possono essere i nostri ospiti, e chiediamo effettivamente quanto siamo disposti anche un po' a spostarci dalla nostra casa, sempre per l'annuncio di un bel messaggio e sempre per amore. Allora affidiamo tutte le giovani coppie proprio a questi due santi. Santi Aquila e Priscilla, pregate per noi.